arriva il caffè crudo, che poi te lo faccio vedere, viene miscelato, tostato, viene messo dentro questa macchina che è un forno che gira in continuazione, va a verse temperature, va di 200 gradi. Questa è una macchina degli anni 60 che abbiamo fatto restaurare completamente. Abbiamo applicato un po' di tecnologia, però ecco, tutto il materiale è tutto ghisa degli anni 60, testiamo ancora come si tostava una volta. Una volta che ha raggiunto il suo sviluppo aromatico, noi facciamo uscire la tostata, entra dentro questa vasca di raffreddamento, perché il caffè quando esce dal forno è in fase endotermica, sta ancora trattenendo il calore, bisogna interrompere la cottura. Ora il caffè è uscito dal forno, dentro questa vasca si raffredda, nel giro di 5 minuti il caffè arriva a temperatura ambiente. Se tu senti ora, il caffè sa di pane tostato, non sa di caffè. Nelle prime 24 ore rilascerà questi oli essenziali, da lì poi riconosceremo il vero profumo di caffè. Se ti piacciono questi video e vuoi sostenere il canale, iscriviti e attiva la campanella per non perderti le prossime novità.